Salve a tutti, gente, sono di oggi sono nel nuovo video che dobbiamo completare un lavoro. Come potete vedere dal mio inventario, devo parlare più lentamente. No, sono un piccone con indistruttibilità. Ho una fortuna rara da incantarlo, quindi un attimo un po' di livelli. Ne è uscito anche un altro solo con efficienza, però non ci ho fatto un cavolo. Potevo avere un'altra fortuna volendo, bastava un altro livello, no, due, non ricordo, però non l'ho potuto fare perché fortuna 3, non c'è un'indistruttibilità, però l'indistruttibilità sembra più difficile di fortuna da avere, quindi pazienza. E io ci arrivo in fondo al tunnel e voglio arrivare alle coordinate 00, un po' più. Non ci sono neanche 1000 blocchi, dovrebbe essere tipo altri 300-400 in tutto per 9 di larghezza. Per questo cercavo l'indistruttibilità, mi sono accontentato di indistruttibilità 2 visto che non riuscivo ad avere di più. Per la miseria quanto scavata, ragazzi. E ogni volta questo tunnel devo metterci per forza i binari, che se no non finisce più. Vedo la fine. Ci siamo casi. Minchia, quanta cobra sono. Troppa. Troppa cosa già nell'inventario, non va bene. Ora ci devo mettere, come vi dicevo, siamo a 290, dobbiamo fare 300 blocchi da questa parte e 100 dell'altra. Ovviamente io non vi faccio vedere tutto, altrimenti vi farei un'altra live. E ci vediamo quando trovo qualcosa di interessante, di materiali. È un episodio di mining. C'è bisogno che mi mostri anche il carbone, vai. Che sfatigio proprio mentre quando inizio a parlare. Comunque, non c'è bisogno che vi mostri anche il carbone, immagino. A parte che continuo a scavare il tunnel, poi magari i materiali li raccolgo con calma e ritorno. Il mio piccone con fortuna. Così almeno questo qua con indistruttibilità che. Indistruttibilità sono 1500 utilizzi, quindi ho 400 per 9, 4 per 9 sono 3600, quindi dovrei farcela, no? Dovrei farcela se faccio solo queste qua senza andare intorno. Ovviamente, gente, sappiamo tutti che a questa altezza dei materiali se ne trovano ben pochi, quindi non vi aspettate un video molto lungo, l'importante è raggiungere quelle coordinate. Però possiamo dire che abbiamo fatto abbiamo messo 8 torce, quindi un'ottantina di blocchi dovremmo aver fatto. Sì, qualcuno in più. Sono 290, 213, sì, sono 87 blocchi, ci stanno. Non male. Ragazzi, siamo abbastanza fortunati perché la lava è sopra di noi. Abbiamo dovuto mettere solo 3 blocchi qui per chiudere. Quindi non abbiamo consumato ancora più tanto. Cioè, in realtà non abbiamo consumato proprio più di quello che dovevamo consumare normalmente. E ci è andata abbastanza bene. Una cosa è certa è che con tutto il carbone, la redstone lo sto lasciando indietro sui lati delle pareti qua. Al ritorno farò sicuramente livello 30, spero. Anche del ferro e da cuocere dell'oro, quindi qualche altra cosa ce l'ho ancora in fornace, quindi lascio il carbone iniziare adesso, non posso iniziare i diamanti e la vedo di raccogliere al momento, no, sempre dopo che raccolgo di ritorno, se mai dovesse succedere qualcosa. C'ho sempre quel piccone con fortuna 2, l'ho consumato per raggiungere il livello 30 per incantare questi due picconi, però non ce l'ho, tranquillo. Ho rotto praticamente per una lunghezza di 200 blocchi, ma secondo ho trovato un blocco di diamante grezzo, neanche uno, neanche a pagarlo, niente di niente, ragazzi. Cioè, fatto sta che stiamo a metà dell'opera, se io della terra tanto di guadagnato la roba con più fretta, però che diamine, dai, uno ne volevo, niente di troppo, uno. Bene, sì, ragazzi, siamo quasi giunti dove dobbiamo fare la nostra svolta, la svolta a sinistra, dove tutto cambia, dove tutto prende una dimensione diversa, dove tutto è uguale a prima, ragazzi. Cambiano i primi 3 blocchi, punto. Poi dove tutto è uguale a prima. Non cambia niente, peccato.
Devo dire la verità, vero, non sto trovando diamanti, il che mi brucia molto, perché ho bisogno di almeno 6 diamanti per recuperare le spese. Ragazzi, per recuperare le spese, no? Che comunque dopo mi devo fare, cioè questi 3 diamanti io già li ho spesi, e ne devo fare un altro per lavorare dopo, quindi servono 6 diamanti almeno. Se non trovo 6 diamanti sono andato anche in deficit. Quello là con fortuna non lo calcolo ancora, perché quello là me li fa recuperare sicuramente i diamanti, perché li utilizzerò principalmente sopra i diamanti, non unicamente sopra i diamanti. Quindi oddio, se trovo subito i 6 diamanti può darsi anche che lo uso anche per gli altri materiali, poi ne dovrei trovare 12, sempre lo stesso principio, 3 utilizzati, 3 per un nuovo piccone quando il mining finisce, e poi sono 6 e 6 di qua sono 12. Se trovo 12 diamanti veloci, dopo posso raccogliere anche il carbone, la redstone, la pislazzoli, con quelli, gli smeraldi sicuramente li raccolgo con i diamanti, anche se non me ne faccio molto, però possono esserci utili fare degli scambi con i villaggeri, magari per prendere le mappe. Cosa molto utile, diciamo, in quanto ci servono e dobbiamo andare a visitare per esplorare nuovi mondi. No, i mondi sono sempre quelli, però semplicemente dobbiamo andarci. Quello che ho proprio intenzione di prendere come mappa non è neanche tanto quella dei guardiani sul pago, quella come si chiama, ma quelli della Maison della Giungla, se così si chiama, la casa nella giungla, perché quello lì mi piace un sacco, sia come luogo da visitare per il gioco, che per quanto riguarda i totem dell'immortalità, utilissimi, e forse la cosa più figa di questo gioco. E poi è bella quando vai lì e la vedi, cioè è qualcosa di eccezionale, quando vedi che prende fuoco tutto, cioè è un'emozione senza limiti, no? Cioè no, non volevo dire prende fuoco nel senso che tu prendi fuoco al tuo interno, no, ragazzi, da luce no, sì. Però io poi stavo parlando, non me ne sono accorto, ma siamo al blocco 5, con questo è il 4, poi c'è il 3, questa c'è il 2, e dove mettiamo la torcia? C'è l'1, no, dove posto quello dopo dove mettere la torcia? Perché lo 0 deve essere al centro. Togli questa torcia, togli questa torcia. 1 e 0. Materiale c'è l'oro. Come materiale c'è l'oro. Eh sì, ma è normalissimo, no? Normalissimo, è andato tutto liscio finora. Poteva non uscire la lava qui alla fine. Vabbè, almeno sono solo questi due. Vuota zero. E la svolta, raga. La svolta. E si ricomincia. Però qui sono solo 100 blocchi fino al punto zero. Quindi si fanno veloci, velocissimi, no? Sono un pillo perché sto usando il piccone con fortuna. Me ne sono accorto per fortuna subito. Raga, ho fatto bene a usare il piccone con fortuna. Vedete, ci ha portato fortuna. Trovandoci subito dei diamantocci, 4 diamanti, vediamo un po'. No, sono altri 4 dietro, sono 8 diamanti. 8 diamanti, noi ci mettiamo qui e vediamo quanti ne sono. 13, abbiamo rimborsato, raga. Al ritorno posso raccogliere tutto quanto con piccone con fortuna. Wow, ma stiamo scherzando? C'era bisogno della svolta? C'era bisogno, eravamo a 13, no? 5, 6 blocchi di andate, sono arrivati a 24, ce ne sono andati altri 11. E vabbè, pure buono è, con la svolta ho sempre anche molta lava, molti mob, non so se è una svolta, cioè sì, sicuramente è buona, perché comunque è esperienza, i mob, altri diamanti, che bello, che bello, che bello, ora non voglio anche sapere quanto me ne dà, perché intanto sono tutti guadagnati, vedete, vedete, ottimo, non è 37, da 24 a 37, sono 13 diamanti, da 4, 6 blocchi, quando erano 4 blocchi, 13 diamanti, ci sta, buono, mi faccio un attimo questi altri 60 blocchi di scavo, dai.
Allora, questi che stanno qui sullo scavo 3x3, io li racconto con questo riccone qua, intanto già sono calcolati. Come utilizzi? Quanto sarà? Troverò qualcosa sul lato, utilizzerò il piccone con questo. Ebbene, si siamo praticamente giunti a quasi destinazione. Ora vorrei preparare, visto che ci troviamo qui, una bella stanzetta, in modo che poi la salgo fin sopra. Poi più nel bello perché la salgo fin sopra. Però devo togliere l'acqua, vi ricordo che il punto 0000 era in mezzo all'acqua, qui non era così tanto bello fare questo, però lo faremo, non è quel problema perché questa sessione di mining comunque ci ha dato un buon frutto, se così si può dire, 37 diamanti, ci sta. Allora decidiamo una dimensione, la voglio fare tipo cerchio, no? Quindi cioè, ci vuole un bel po' di spazio, no? Io direi di andare almeno di 10 blocchi per ogni lato, così viene di 11, no, di 10, vabbè, 1, 2, 3. Per ora ho fatto la croce qui, diciamo, ho messo le torce dov'è che ci vuole, ma questo non è il 10, è il 9, questo è il 10. In questo modo ho messo il perimetro, diciamo. Ho iniziato a scavare qua, in questa parte, e dovrò fare questa, diciamo, mezza circonferenza, no? Se di là ci siamo spostati di due, no? Voglio vedere un attimo, almeno su un lato, come pare, eh? Giusto peggio. Tranquilli, eh? Tranquilli. Vedo un attimo in difficoltà. Ok, mi sa che con 11 non lo posso fare. Cioè con 10 di distanza su ogni lato, quindi vado ad allungarmi di uno dietro. Questo muro qua, iniziamo. Credo che abbiamo un problema. Io adesso mi finisco la mia sessione di mining, tornando a casa. Qui ho fatto uno scavo e credo che non posso fare la cosa simmetrica. Devo fare un cerchio, devo capire come è possibile tale cosa, perché non mi viene più che altro. A fare si può fare. Se devo scavare e fare una stanza più grande, che ben venga, che ripeto, questa sarà la lobby, sarà la metropolitana sotto la lobby. Quindi non è un problema fare una stanza gigante enorme, anzi, che ben venga, più grande meglio è. Ne sono molto felice a farla. Per ora completiamoci la nostra sessione di mining, poi me la studio in Creative magari o all'esterno e vediamo che con un punto centrale di 1 è difficile. Mi sembra molto difficile, più difficile del previsto. Metto torce, non riempio perché molto probabilmente dovrò rompere tutto questo e ce lo troviamo già fatto. Probabilmente salirò un vuoto fino a sopra, dopodiché farò la scala o qualcosa di particolare. Ancora, cioè, ho molte idee tutte strampalate di come fare, diciamo, questa lobby, chiamiamola così. Che se poi non è una lobby, lobby si deve, intanto comunque dovrei farlo. Però nessuna che abbia, tra virgolette, senso, sì, perché tutte ce l'hanno senso, però che abbia, come dire, qualcosa di completo, un'idea completa, non ce l'ho, niente, c'ho tante idee, tutte campate in aria. Però non vi preoccupate, anche questo è uno di quei progetti che lasceremo in sospeso per non sappiamo quanto tempo. Comunque, io ora mi faccio un attimo il viaggio di ritorno, raccogliendo tutti i materiali che ho lasciato indietro. Non utilizzo il piccone con fortuna perché la vedo cose inutili al momento, in quanto sia di redstone che di carbone ne abbiamo quantità industriali. Ho riempito quasi tutti gli hopper dietro le fornaci in cucina là, quindi carbone, tengo le ceste fuori comunque piene di carbone. Figuratevi se ho necessità di fare carbone. Redstone, non so quante stack ho fatto. Qua già mi sono fatto due stack di carbone. C'ho tre stack, quasi quattro di redstone nell'inventario, quindi è un po' sprecato utilizzare fortuna. Finché, ovviamente, se vi finisce questo qua, con quanti? 180 utilizzi. E ancora devo finire
viaggio di ritorno qua. La mia sessione di mi guarda, un stacco di ferro pure fatto buono. Questa è una cosa che ci fa molto 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 piacere. Il ferro. Perché dobbiamo fare il bico. Quindi il ferro, anche se vorrei farlo d'oro, potrei anche farlo tranquillamente di redstone in realtà. Visti quanti ne abbiamo. Non lo so, magari lo alterno un po'. Qualcosa ce ne inventiamo anche per quanto riguarda il beacon. Qualcosa la inventiamo, tranquilli. Vediamo che è arrivato a questo punto. Gli diamanti li abbiamo fatti, gli altri materiali li abbiamo fatti. L'obiettivo nostro personale adesso cambia. Ed è quello di arrivare, non dico molto, ma a livello 33, 34. Ci accontentiamo. Almeno che possiamo fare un paio di incantamenti potenti. Spero. Una cosa è certa, che tutto questo tunnel, l'illuminazione andrà rifatta da zero e ce n'è veramente poca, però questa è una cosa che vedremo con calma quando faremo i binari. Diciamo che prima di fare appunto i binari dobbiamo dare un attimo di priorità a quella che sarà la stanza, o meno come fare quel ciclo inserito sopra, se scavare veramente tutto e poi fare praticamente tutto in vetro vorrei fare. Cioè, i gradini fatti normali girano intorno al scendere. Potrei anche farla quadrata che scende giù con un vano centrale, che bello, potrei farlo al centro del quale già tutto, farei una piscina, no? Che poi ci butterei sempre dentro e togliere tutto lo sfizio di andare nella lobby. Oddio, lo sfizio devo buttarsi in basso così, come se non ci fosse domani. Abbiamo completato un altro stack di carbone. Ecco perché non voglio utilizzare fortuna, che altrimenti l'inventario non ci basta. Ho la crafting table, quindi non ho un problema, li trasformo in blocchi e vado avanti. Cioè, ogni quanto dovrei mettermi a fare questo. Ogni volta che rompo una vena, ovviamente. Invece così ne rompo due almeno, no? Ok, forse dicendo livello 36 ho esagerato un po' con l'obiettivo. Penso che, se non sbaglio, non essere arrivato dove stavo prima. Sì. Però un 33 lo facciamo sicuro cuocendo adesso la roba qui. E ci sono avanzate anche 5 stack di vita, quindi non è stato neanche tanto fruttifero come viaggio in mia. Anzi, è anche stato un po' scarsetto. È vero, non ho preso nulla con fortuna con i diamanti, però mi aspettavo qualcosina in più. Il piccone, come vi ho detto, sì, l'abbiamo fatto, anzi, ci ha avanzato un bel po' di utilizzi, che ne avevo calcolato di rompere tutti questi altri blocchi di materiale che c'erano sui lati, quindi ce ne sono avanzati molti utilizzi. Quindi fortuna, vabbè, non l'abbiamo praticamente toccato. Cioè, se sono ancora 60 blocchi, perché 10 blocchi li ho rotti, blocchi normali. Però comunque l'abbiamo rotto. Comunque l'abbiamo utilizzato un po', forse per alcuni più di 10 blocchi. Visto che ho fatto 3 file, sì, erano quasi 30 blocchi. La trentina di blocchi di diamanti. Non c'erano la trentina, però. Sì, forse sì. E quindi niente, ragazzi, siamo giunti al termine di questo episodio. Nel prossimo video probabilmente andremo a fare quella pazzia lì al centro, diciamo. Dobbiamo vedere come dobbiamo salire sopra. Avremo bisogno di molta molta sabbia, che poi dopo trasformeremo in molto molto vetro. Oppure faremo prima il giro di vetro intorno e poi dopo cercheremo a togliere l'acqua dal centro. Non lo so ancora, a dire il vero, come faccio a fare. Abbiate bontà nei miei confronti. Sapete che io sono una mente pazza, però non vi preoccupate. Comunque cerco di portarvi contenuti aggiuntivi a questa serie, e che comunque mi sta piacendo, anche se la porto poche volte. Scusate, lo sbaglio, riesco a trattenermi. Comunque, grazie per aver visto fino a questo punto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ah, vi ricordo di spolliciare. E fuori di Lovia, siamo in piena estate, magari diluviasse.